buonasera e benvenuti a questa serata di Raccontiamoci le mafie, giunta alla sua 8ª edizione. Stasera parleremo dei 40 anni della legge Rognoni-Latore tra storia e attualità. Lo faremo con Enzo Ciconte, storico delle organizzazioni criminali e docente universitario, con Giuliano Turone, ex magistrato, scrittore, docente universitario, e con Andrea Bosi, assessore del Comune di Modena e vicepresidente di Avviso Pubblico. Modererà l'incontro Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale di Avviso Pubblico. Vi ricordo appunto che Raccontiamoci le mafie è organizzata dal Comune di Gazzoldo in collaborazione con Avviso Pubblico, e appunto di Avviso Pubblico adesso vediamo un contributo video importante. Le mafie e la corruzione ci stanno rubando il futuro. Rappresentano una concreta minaccia per la nostra democrazia, la nostra libertà, la nostra sicurezza. Avviso Pubblico da 25 anni è al fianco di migliaia di amministratori locali che con passione e competenza lavorano per prevenire e contrastare l'illegalità e per garantire i diritti di tutti. Non possiamo lasciarli soli. Solo insieme, esercitando una politica e una cittadinanza responsabili, costruiremo un paese libero da mafia e corruzione. Unisciti a noi. Avviso Pubblico, enti locali e regioni contro mafia e corruzione. Unitevi a noi, unitevi ad Avviso Pubblico e aiutateci appunto a portare avanti questa battaglia, questo percorso, gli enti locali e regioni appunto contro mafia e corruzione. Prima di lasciarvi la serata volevo ringraziare, non l'ho fatto ieri sera, voglio farlo stasera, tutti i volontari che ci danno un aiuto fondamentale nell'organizzare questa rassegna e che si occupano in particolare del trasporto e della gestione della logistica dei nostri ospiti. Davvero li ringrazio, perché Raccontiamoci le mafie è una rassegna davvero che cerca di creare anche un clima proprio di comunità con i nostri ospiti, e questo lo riusciamo a ottenere grazie proprio all'accoglienza che il territorio e i nostri volontari hanno per appunto i nostri relatori. E volevo anche segnalare, in qualche inquadratura lo noterete, che all'interno di questa bellissima sala, all'interno appunto del Museo d'Arte Moderna dell'Alto Mantovano qui a Gazzoldo degli Ippoliti, abbiamo dei pannelli e sono tratti da delle graphic novel della casa editrice Becco Giallo, che raccontano appunto storie di eroi dell'antimafia. Lascio adesso ovviamente la parola a Pierpaolo Romani, che vi introdurrà la serata. Saluto e ringrazio tutte le persone collegate, che so abbiamo visto anche dalla serata ieri sera essere numerose, e davvero insomma ci fa piacere soprattutto che queste serate diventino anche proprio un vero e proprio servizio pubblico che diamo ai cittadini, alle istituzioni e a chi ha voglia di approfondire questi temi. Grazie e buon ascolto a tutti e buona visione per chi ci segue da casa. E a tutte, grazie a Nicola Leoni, il sindaco, a tutta l'amministrazione comunale di Gazzoldo. Nicola è anche vicepresidente nazionale, io saluto anche Maria Antonietta Sacco, che è vicepresidente nazionale anche lei, nonché coordinatrice per la Regione Calabria di Avviso Pubblico, e ovviamente Andrea Bosi, che è vicepresidente anche lui di Avviso Pubblico. Ma Andrea è anche assessore al Comune di Modena, alla legalità, nonché vice sindaco, e aggiungo un qualcosa in più, è un docente universitario della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Modena e di Reggio Emilia. E questa sera è qui con noi perché, oltre a presentarci brevemente a Avviso Pubblico, ci parlerà di questo nuovo progetto che si chiama Approfondimenti, scritto AP come Avviso Pubblico, abbiamo giocato sulle lettere iniziali della nostra associazione,
un progetto che è partito a maggio e che vede come, oltre all'attivazione di un blog collegato al sito di Avviso Pubblico, quindi ogni settimana voi potete leggere collegandovi al nostro sito un contributo dei nostri esperti della commissione consultiva, di cui il professor Ciconte, poi vi dirò, ad esempio, fa parte. E questo progetto Avviso Pubblico l'ha fatto perché cerca di, come posso dire, tenere presente anche una dimensione di soggetto pensante, oltre che di soggetto che aiuta i comuni con materiali, documenti, servizi, corsi di formazione e quant'altro a conoscere meglio di più il fenomeno mafioso della corruzione, ma perché per attrezzarsi a prevenirlo e contrastarlo in una logica sistemica, collaborando anche con altre istituzioni. Quindi io do il benvenuto ad Andrea Bosi per essere qui con noi, così come vi presento e do il benvenuto al professor Enzo Ciconte, che molti di voi conosceranno perché non è la prima volta che viene qui a Gazzoldo degli Ippoliti. Tra l'altro Enzo Ciconte si fermerà ancora qualche giorno a Mantova, domani presenterà un altro libro in città molto bello, Classi pericolose, sul tema della povertà, ma stasera è qui perché Enzo Ciconte ha curato questo libro che vedete, che è il secondo diciamo strumento del progetto Approfondimenti, cioè l'idea di fare almeno una volta all'anno, se non due, un monografico che tratti di un tema specifico. Questo libro, di cui poi diremo qualcosa in più, ha fatto un focus sui 40 anni della legge Rognoni-Latorre, che è una legge importantissima e fra poco vi dirò perché. Il professor Ciconte insegna all'università, attualmente insegna al collegio di merito di Pavia, il collegio Santa Caterina, ma ha fatto lezioni importanti, ha anche tenuto dei corsi all'università Roma 3, l'università dell'Aquila, e recentemente ha coordinato anche la Summer School della Regione Lazio, deputato, consulente per più di 10 anni della Commissione parlamentare antimafia, componente della commissione consultiva di Avviso Pubblico e anche editorialista del quotidiano Domani. Non vi faccio l'elenco dei libri perché è lunghissimo, però ecco, noi lo ringraziamo per avere curato questo libro che raccoglie dei saggi importanti, poi Andrea vi dirà. E poi ringrazio e saluto per essere qui con noi Giuliano Turone. Ti ringrazio veramente tanto per essere qui con noi. Anche Giuliano Turone è stato già ospite di questa rassegna presentando il suo bellissimo libro Italia Occulta, che è qui fuori, che è un libro da studiare con molta attenzione perché ci aiuta a capire cos'è stata l'Italia in certi anni, non da davanti le quinte ma da dietro le quinte. Quindi è un libro importantissimo. Ma Giuliano Turone è qui perché ha scritto un contributo importante che abbiamo messo nel libro, perché Giuliano Turone, oltre ad essere stato per tanti anni magistrato, aver indagato sulla mafia, c'è un bellissimo libro suo su Luciano Ligio, per esempio, sulla P2 che è scoperta insieme a Gerardo Colombo, fino ad arrivare a ricoprire il ruolo di magistrato in Cassazione, dove si è dimesso volontariamente nel 2007. Io ricordo anche, per chi volesse, su internet lo trovate, c'è uno scritto molto importante che Giuliano Turone ha fatto con Giovanni Falcone sulle tecniche di investigazione, che è uno studio molto importante e molto qualificato che io vi invito, ecco, a leggere e a studiare. Un'altra cosa che forse molti di noi non sanno è che Giuliano Turone ha fatto parte del primo staff di magistrati di quella che è la Procura Nazionale Antimafia, no? La Direzione Nazionale Antimafia. Noi l'anno scorso abbiamo avuto qui quello che era allora il procuratore nazionale, che era il dottor Federico Cafiero De Rao, e ha collaborato con il Consiglio d'Europa per la redazione della Convenzione di Strasburgo del 1990 sul riciclaggio. E infine ha collaborato con le Nazioni Unite svolgendo l'attività di pubblico ministero presso il Tribunale Penale Internazionale dell'AIA per l'ex Jugoslavia. E di lui, insomma, lui è uno che studia tanto, per nostra fortuna scrive anche delle cose importanti e utili. Ecco, un libro fondamentale, lui l'ha scritto sul 416 bis, sul reato di associazione a delinquere di tipo mafioso. Quindi
Grazie a tutti voi per essere venuti qui questa sera, grazie a chi ci sta seguendo da casa. Vi devo dire che il video della serata di ieri sera ha già superato le 100 visualizzazioni in poche ore e il nostro ufficio stampa, insomma, ci ha fatto presente, ecco, che c'è del movimento. Quindi grazie anche a chi ci offre questo servizio di registrazione, perché tutto ciò che viene in queste serate il Comune di Gazzoldo degli Ippoliti e Avviso Pubblico lo mettono a disposizione liberamente di tutti i cittadini e le cittadine che sui temi delle mafie e della corruzione vogliono saperne un qualcosa di più. Darei la parola a te, Andrea, che così magari ci spieghi che cos'è questo progetto Approfondimenti e perché è importante, ecco, aver realizzato un libro come questo, sul quale poi con Enzo Ciconte e Giuliano Turone andremo più nel profondo. Prego. Ma intanto buonasera a tutte e a tutti. Ringraziamento naturalmente alla signora Nicola per questo invito, questo appuntamento. Una ragazza che ha un significativo importante. Anche di creare questi video, queste pillole che possono raggiungere molte persone, in un qualche modo disseminando nella consapevolezza, che è un po' l'obiettivo anche quando l'ufficio di presidenza in qualche modo ha ragionato sugli strumenti che un'associazione, che è una rete di comuni, come Avviso Pubblico, comuni, enti locali, regioni, ha a disposizione per fare il proprio mestiere, per assolvere il proprio scopo, il proprio compito, che è quello di creare una rete di amministratori, di buone prassi, mettere in collegamento le esperienze che possono essere adottate da un comune, da una regione, che possono essere per questo imitate, copiate da un altro ente locale, e che in un qualche modo in questi 25 anni si è evoluto e si sta evolvendo, anche perché sono cresciuti tantissimi numeri, siamo più di 500 enti locali associati all'Avviso Pubblico. E nei ragionamenti fatti, l'ufficio di presidenza, con il coordinatore nazionale, Paolo Romani, abbiamo provato a ragionare su che cosa potevamo mettere in campo tra il 21 e il 22, che stavamo ancora nel pieno, diciamo, della pandemia, quindi in qualche modo un periodo particolarmente complesso, in cui comunque Avviso Pubblico non ha fatto mancare la sua voce e il proprio supporto agli enti locali, perché sono state fatte delle iniziative molto importanti. E ci siamo, come dire, abbiamo fatto un importante investimento, a me non piace il termine scommessa, chi mi conosce lo sa che con il gioco d'azzardo abbiamo qualche battaglia aperta, però un importante investimento, dicendo attiviamo la possibilità con degli strumenti anche diversi da loro, infatti il monografico è uno, l'altra gamba del progetto è un blog che è molto più accessibile sul nostro sito, che è un sito che sta andando molto bene, che aumenta ogni settimana di visualizzazioni, creando dei contenuti di livello ma spendibili, intelligibili, comprensibili. Per fare questo avevamo bisogno di persone con le conoscenze e la capacità di rendere questioni anche complesse. Sono usciti oltre 16 articoli, credo, sul blog, 16 contributi sul nostro blog, e questo è il primo monografico, ma che potessero in un qualche modo essere utilizzati intanto dai primi fruitori dell'associazione, quindi gli enti locali, gli amministratori, tutte quelle persone che quotidianamente si scontrano con alcuni problemi tipo le infiltrazioni mafiose sul proprio territorio, la mancanza di trasparenza in alcune pratiche amministrative, deregulation che ogni tanto tornano di moda e il governo comincia a fare delle deroghe sul codice degli appalti, no? Tutte questioni che si riversano sui territori e sulle comunità di appartenenza. Gli amministratori locali sono la prima frontiera quando c'è qualcosa che non funziona, lo sappiamo bene tutti. Le mafie al sud, al centro e al nord sono fenomeni in grande evoluzione. Non ci sono territori che non sono
oggetto di attenzioni da parte degli interessi mafiosi malavitosi, per cui è importantissimo disseminare pillole di consapevolezza e conoscenza sia sugli amministratori, ma anche semplicemente tra persone che vogliono essere informate di ciò che avviene sui nostri territori. E questo progetto lo abbiamo fatto attraverso, con una chiamata alle armi, potremmo dire, di una serie di persone con delle grandi competenze, professori universitari, ex magistrati, giornalisti, persone che si sono impegnate anche negli anni precedenti nell'associazionismo. Abbiamo costituito questo comitato, questa commissione consultiva, e abbiamo dato il via a un progetto che è appunto Approfondimenti, che consta di due gambe. Da una parte questo numero, il primo numero monografico nel 2022, non si poteva non lasciare un segno rispetto ai 40 anni di questa legge, e dall'altra quindi uno strumento utile da conoscere con dei contributi molto interessanti, e dall'altra uno strumento più agevole, un blog, e quindi una serie di contributi specifici su tanti temi. Ce n'è uno molto bello secondo me, ad esempio, che riguarda specificatamente gli amministratori, sul rapporto tra l'urbanistica e la mafia e come oggi bisogna tenere dritte le antenne anche rispetto alle occasioni che ad esempio il PNRR dà ai comuni, perché arrivano tantissime risorse, queste risorse devono essere in un qualche modo veicolate attraverso gare sicure, no? In modo che non ci siano risorse che vanno nelle mani di aziende compromesse con le mafie. E questo progetto, partito poco più di un anno fa e comunque che sta camminando velocemente, con 16 contributi, adesso questo monografico che sarà in libreria dalla prossima settimana, credo. Dal 7 di ottobre, quindi davvero tra pochi giorni, rappresentano degli strumenti a disposizione. Quindi degli strumenti a disposizione di chi si trova a chi ha l'onere di amministrare un territorio, ma anche semplicemente di chi vuole apprendere cose e confrontarsi con una realtà che è davvero ormai radicata in molti territori del nostro paese. Quindi io credo che questa sia stata una scommessa che stiamo vincendo, che stiamo portando avanti, grazie alla generosità e alla competenza di tutte le persone che ci mettono del proprio, no? Perché sono tutte persone che hanno molte cose da fare, eppure dedicano del tempo ad Avviso Pubblico e a questo progetto, per cui io li ringrazio, a partire ovviamente da Giuliano, Enzo e le persone che sono qui, ma in generale direi che questo progetto, che stiamo anche monitorando nei risultati, no? Le visualizzazioni del blog, vedremo quante copie verranno diffuse di questo libro, di questo monografico, deve essere accompagnato anche sempre da un'attenta analisi di verifica dei risultati ottenuti. Questa è una delle caratteristiche di Avviso Pubblico, forse una delle migliori, nel senso non rimaniamo ad adagiarci su quello che facciamo, ma verifichiamo i risultati ottenuti. Questo era un po' il progetto. Pierpaolo, tu lo conosci bene, insieme ad Andrea Campinotti, che credo che sia necessario ringraziarlo anche per tutto il lavoro che sta facendo all'interno della Commissione, e penso che possa essere un ulteriore strumento che renderà sempre più interessante la partecipazione in Avviso Pubblico anche dei nuovi enti che si vanno a iscrivere settimana dopo settimana, che ogni volta che facciamo riunione l'ufficio di presidenza per Paolo arriva con i numeri che crescono, e quindi queste sono buone notizie. Grazie Andrea per averci raccontato sinteticamente questo progetto. Lo dico per chi è in sala e per chi ci sta seguendo da casa: www.avvisopubblico.it, nella home page trovate proprio il banner del progetto Approfondimenti, dentro il quale potrete leggere questi contributi significativi e importanti che sono liberi e a disposizione. Allora, adesso ci addentriamo nel tema di questa sera. E prima di iniziare con Giuliano Turone, però volevo brevemente dirvi un po' come è fatto questo libro che il professor Ciconte ha curato. Ecco, qui ci sono dei contributi di esperti importanti e significativi, cioè di persone che non solo hanno studiato e studiano dal punto di vista giuridico la materia, ma applicano nella loro professione queste norme.
Quindi abbiamo un contributo importante del dottor Francesco Menditto. Francesco Menditto è attualmente procuratore della Repubblica di Tivoli, ha lavorato per tanti anni al Tribunale per le misure di prevenzione di Napoli, è stato componente del Consiglio Superiore della Magistratura, ma è anche membro del Consiglio Direttivo di quella che è l'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati, che poi capiremo perché è un'agenzia importante. C'è un altro contributo di Giuseppe Linares. Giuseppe Linares è l'attuale direttore del Servizio Centrale Anticrimine della Polizia di Stato, che è praticamente l'ufficio della Polizia di Stato collegato con tutte le questure d'Italia, che si occupa delle misure di prevenzione applicate dai questori. Poi, siccome Avviso Pubblico è una rete, come diceva Andrea, di amministratori e di amministratrici locali, c'è una testimonianza significativa del valore e dell'attualità di una legge che ha 40 anni. C'è una testimonianza di Renato Natale, che è il sindaco del comune di Casal di Principe, ed è un comune dove ci sono diversi beni sottratti alla camorra che sono diventate scuole, che sono diventate centri di aggregazione, proprio grazie a quella legge voluta da Libera con la raccolta popolare di firme nella metà degli anni 90. Questa legge, la legge Rognoni La Torre, insieme alla legge 109, hanno reso possibile la sottrazione dei beni illecitamente accumulati e il loro utilizzo, la loro destinazione per ragioni sociali. Ma soprattutto io vi invito a leggere e ad acquistare questo libro, perché così ci date una mano, sostenete anche il progetto. Il libro è particolare perché contiene una intervista inedita a Virginio Rognoni, che purtroppo è venuto a mancare qualche giorno fa. Ed è un'intervista unica. Ringrazio il professor Ciconte, perché il professor Ciconte e Virginio Rognoni si conoscevano bene, e tant'è vero che Virginio Rognoni andava tutti gli anni a inaugurare questo importante corso che il professor Ciconte tiene al Collegio Santa Caterina di Pavia. Quindi c'è questa intervista esclusiva inedita, e in più c'è un'altra esclusiva. Abbiamo pubblicato dei documenti inediti che sono stati recentemente desecretati e che finora non sono mai stati resi pubblici, e che sono interessanti per capire quel contesto storico nel quale hanno vissuto Rognoni e La Torre, e poi per la genesi di questa legge. Allora, perché abbiamo ritenuto importante come Avviso Pubblico fare un libro sui 40 anni della legge Rognoni La Torre? Perché questa è una legge che sentiremo anche da Giuliano, a cui chiederei di raccontarci la genesi, anche dal punto di vista giuridico, perché io penso che sia importante, riprendo due parole che usiamo spesso quando celebriamo la giornata del 21 marzo, la memoria e l'impegno. Noi magari a volte, sicuramente in buona fede, diamo per scontato che sempre ci sia stato un provvedimento di legge che ha definito che cos'è un'organizzazione a delinquere di tipo mafioso e che ne ha stabilito anche le sanzioni se la attivi, un'organizzazione di questo tipo, se ne fai parte. E questo non è così, perché questa legge ha introdotto nel nostro ordinamento statale, nel nostro codice penale italiano, un articolo che è il 416-bis. Ecco, tante norme che riguardano la lotta alla mafia hanno sempre un bis, un ter, un quater e così via. Segno anche che purtroppo queste leggi sono arrivate in un'ottica emergenziale, soprattutto dopo omicidi significativi di personalità importanti, come in questo caso il 30 aprile dell'82 Pio La Torre e il suo autista e collaboratore Rosario Di Salvo, e alcuni mesi dopo, il 3 settembre sempre dell'82, del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, della moglie Emanuela Setti Carraro e dell'agente che li scortava Domenico Russo. E pensate che, lo sentiremo stasera, non è stato facile arrivare a pensare una legge del genere, e non è stato nemmeno facile farla approvare, perché il lasso di tempo che è trascorso tra l'omicidio della Torre e l'omicidio della Chiesa, non è che dopo l'omicidio della Torre, ecco, si è dato una accelerata, si è iniziato a discutere un po' di più, ma è servito altro sangue innocente perché questo provvedimento entrasse
nel nostro ordinamento. Allora, ecco, il consiglio che io vi do, non perché sono il coordinatore di Avviso Pubblico, ma perché in Avviso Pubblico siamo convinti che se ci vogliamo impegnare tutti, non solo chi ha indosso una toga o una divisa, a far qualcosa per migliorare il nostro paese, per liberarlo da questa zavorra, da questo pericolo per la democrazia, per l'economia, per la nostra sicurezza, il primo elemento è la conoscenza. Ecco, riprendo le parole di Andrea Bosi. Questo è un libro importante, ma è scritto con un linguaggio accessibile. Ovviamente c'è il contributo del professor Ciconte, che è bellissimo, io ho avuto la fortuna di leggerlo in anteprima, perché racconta, e dopo glielo chiederò, chi era l'uomo Pio La Torre, che noi siamo abituati magari ad associarlo alla legge, ma era una persona Pio La Torre che aveva una storia importante, non solo politica, ma anche di impegno nel sindacato, di impegno nella società siciliana e così via. Quindi questo è un libro che ci può aiutare a saperne qualcosa di più. Ecco. E quindi grazie se avrete modo di acquistarlo, di leggerlo e di darci una mano a farlo conoscere, perché questo è un libro che ci può aiutare a capire. Quindi a Giuliano Turone, che dicevo conosce bene la genesi della legislazione antimafia, volevo chiedergli, ringraziandolo per aver scritto il suo contributo, che è un contributo importante perché questa legge che compie 40 anni, qualcuno sta pensando che forse è ora di cambiarla. Non so, insomma, ci sono scuole di pensiero diverse. Però Giuliano Turone scrive un contributo dove le prime quattro righe scrive cambiarla, no, punto esclamativo. E quindi ci spiegherà il perché. Ma la cosa interessante è capire come si è arrivati a definire la mafia in maniera articolata. La mafia, se uno legge il 416 bis, capisce che non è solo una forma di criminalità, punto, perché si parla di appalti, si parla di servizi, si parla di possibilità di intervenire per condizionare il voto. Quindi ecco, arrivare a questa definizione non è stato facile. Ti chiederei cortesemente quindi, Giuliano, se ci aiuti a capire com'è nato questo articolo 416 bis e la legge Rognoni La Torre. Grazie. Ok. Mi sentite bene? Sì. Ora, anzitutto grazie di avermi invitato qui, non è la prima volta che vengo, mi trovo sempre molto bene con Avviso Pubblico. Il 416 bis, associazione di tipo mafioso, è un articolo del codice penale che compie appunto 40 anni ed è un articolo dove l'associazione di tipo mafioso viene individuata, viene descritta, viene definita giuridicamente, perché questo è il punto fondamentale che ci ha fatto impazzire per decenni e decenni, individuare gli elementi costitutivi dell'associazione di tipo mafioso, perché fin quando si tentava di battere le mafie con il 416 puro e semplice, associazione per delinquere, che è un articolo estremamente semplice, punisce quando tre o più persone si mettono insieme per commettere delitti. E questa è una definizione che va bene appunto per, non so, un gruppo che si organizza per fare rapine in banca, si organizza in quel modo, si prende le armi che servono, il gruppo fa le sue... È abbastanza semplice a un certo punto un gruppo del genere incriminarlo e trovare le prove per... punirlo, per metterlo fuori gioco, ma un gruppo mafioso ha una modalità di comportamento estremamente sofisticato che non può rientrare
nella definizione elementare del 416 puro e semplice. Questo cosa ha comportato? Che per, fin da quando il Regno d'Italia ha cominciato a percepire che questo fenomeno mafioso era pericoloso, doveva essere combattuto, ha sempre utilizzato questo articolo, la cosiddetta associazione di malfattori, eccetera, che non era assolutamente idoneo e per un sacco di tempo, quindi, fino al 1982, quando è uscita questa nuova legge, i processi contro mafiosi sono finiti al 90% con le solite assoluzioni per insufficienza di prove, perché con il 416 punto e basta non si riusciva a accalappiare il vero modus operandi di questi gruppi. Bene, a un certo punto, a furia di sentire che le mafie uccidevano a destra e a manca, a un certo punto hanno ucciso lo stesso La Torre e poi il generale Dalla Chiesa, e già cominciavano comunque a percepirsi le esigenze di cercare di mettere a punto un articolo del codice penale che fotografasse meglio le associazioni di tipo mafioso, ma era molto difficile. Allora, cosa è successo? Perché questo ve lo dico perché poi, con i tempi che corrono e che sono corsi durante la seconda metà del Novecento, c'è un sacco di gente nemica della Costituzione che cerca di mettere i bastoni fra le ruote ai tentativi di salvaguardare la legalità repubblicana. Insomma, ci sono nemici, e fra questi qui ci sono anche coloro che o in malafede o magari anche in buona fede dicono: ma questo 416 bis forse tutto sommato è un po' a quasi 40 anni, sarà bene magari cambiarlo, eccetera. Ecco, questo, attenzione, assolutamente non bisogna cambiarlo, perché questo 416 bis è nato in un modo molto particolare, che adesso vi dirò in poche parole, e che lo rende preziosissimo e ineliminabile, incambiabile, perché fotografa esattamente. E come mai lo fa? Perché è un risultato di un lavorio di una decina di anni. Per una decina di anni si sono sviluppate dei tentativi di dare una definizione del reato associativo mafioso, ed è successo così. Cioè, La Torre non è che abbia coniato una definizione giuridica dell'associazione mafiosa così improvvisandola in 448, no. Ha fatto tesoro di un lungo lavoro certosino che è durato appunto oltre un decennio, precisamente dal 1965 al 1974, e poi tuttavia c'è stato il ritardo per cui la legge è uscita soltanto nell'82. Comunque questo lavorio è stato portato avanti con grande pazienza e dedizione in quell'arco temporale dalla magistratura incaricata di applicare non soltanto le norme del diritto penale sostanziale, quindi le estorsioni e così via, ma anche le norme sulle misure di prevenzione. Ora, tutto inizia il 7 agosto 1963, quando la primissima commissione parlamentare antimafia,
presenta al Parlamento una relazione che prospetta appunto l'opportunità di modificare la normativa estremamente rudimentale che c'era fin dagli anni 50 sulle misure di prevenzione, cioè sorveglianza speciale, divieto, obbligo di soggiorno. Ecco, nel 1956 la Commissione Antimafia dice bisogna renderla più efficace a questa cosa, e dopo questa relazione in effetti la prima Commissione parlamentare antimafia ha lavorato e ha fatto nascere una nuova legge nel 1965. E il 1965 è appunto l'anno cruciale in cui può iniziare quel lavoro importantissimo che arriverà adagio adagio a definire il comportamento mafioso giuridicamente, perché questo è il punto. L'associazione di tipo mafioso deve essere definita giuridicamente in un articolo del codice penale. Ora, così il Parlamento nel 1965 costruisce una nuova legge, la nuova legge sulle misure di prevenzione, la quale contemplava per la prima volta appunto la categoria criminologica dell'associazione mafiosa. Mai nessuna legge prima aveva usato la parola mafia. Quindi la categoria criminologica dell'associazione mafiosa viene indicata la prima volta nell'articolo 1 di questa legge del 65, che dice semplicemente: la presente legge sulle misure di prevenzione, si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, punto. E non dà nessuna definizione, perché non è matura, non si sa bene come definirla ancora. Solo che la legge 575 del 1965 nasceva come un testo normativo che era destinato a essere interpretato e applicato dai magistrati penali, e si trovava quindi la magistratura che doveva applicare questa legge, e quindi doveva applicare la sorveglianza speciale, soggiorno obbligato, il divieto di soggiorno a tizio o caio, perché considerato appartenente a un'associazione mafiosa, i magistrati si sono trovati a dover applicare questa legge e naturalmente si sono domandati: ma come facciamo? Su che base noi possiamo stabilire che un soggetto è indiziato di appartenere a un'associazione mafiosa se non abbiamo una definizione giuridica dell'associazione mafiosa? E quindi Tizio va sottoposto a una misura di prevenzione in quanto appartenente a un'associazione mafiosa? Su che base lo possiamo dire? Ed ecco allora che proprio questa legge del 65, nonostante la sua portata piuttosto modesta, ha costituito a poco la spinta principale a questa lunga e faticosissima elaborazione giurisprudenziale, alla quale poi avrebbe attinto comodamente il legislatore del 1982. Ecco perché, e cominciamo a capire adesso quindi per quale motivo questa norma, nata in questo modo faticosamente,
non debba essere assolutamente toccata da improvvisatori che vogliono cambiarla. Ma andiamo avanti comunque. La formula del legislatore del 1982, la definizione che è stata costruita ad agio per oltre 10 anni da questa elaborazione giurisprudenziale, è contenuta nel terzo comma dell'articolo 416 bis, che dice: l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che deriva da questa forza di intimidazione. E questo è lo strumento che usa la mafia, ma per addivenire a certi scopi, per conquistare certi risultati, e cioè al fine di, dice sempre l'articolo 416 bis, al fine di commettere delitti, sì, ma anche per acquisire in modo diretto o indiretto o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti, servizi pubblici, oppure, una formula di chiusura, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Ecco, il 416 bis, terzo comma, nella sua versione originale, per cui c'è stata un'aggiunta più avanti, che però non cambia molto, ma questo fotografa il modus operandi dell'associazione mafiosa ed è stata costruita faticosamente e adagio. Va detto che questa elaborazione giurisprudenziale della categoria giuridica dell'associazione mafiosa si è mossa lungo due percorsi, sia sul versante delle misure di prevenzione vere e proprie, sia anche sul versante di altre condotte di reato specifiche che sono state colte dal giudice penale come particolarmente congeniali al modus operandi mafioso, per esempio la violenza privata, l'estorsione. Questi sono dei comportamenti specifici che hanno aiutato in modo particolare a questi magistrati che in questi più di 10 anni a trovare la soluzione, insomma. Ora, il primo tra i parametri caratterizzanti dell'associazione mafiosa che è stato individuato da questa giurisprudenza a poco naturalmente, le prime sono state sentenze che non riguardano ancora proprio la legge del 65, ma per esempio appunto delle sentenze in materia di estorsione, per dire. E questo, il primo parametro caratterizzante è quello appunto della intimidazione sistematica. Ma quella intimidazione sistematica che agisce sulla base di una fama di violenza del gruppo mafioso che è percepita da tempo in un certo territorio. Ecco perché si parla di forza intimidatrice del vincolo associativo. È un'intimidazione sistematica che il più delle volte non richiede affatto che il mafioso tiri fuori la pistola e ti minacci, perché basta che sollevi un sopracciglio che subito quelli che hanno percepito questa forza di intimidazione capiscano che è esattamente come la pistola puntata. Ecco, quindi c'è già una sentenza della Corte Suprema
nella metà degli anni 60, in proposito proprio del reato di violenza privata, che dice che in un ambiente dominato dalla mafia, ove le prepotenze e le vessazioni sono elevate a regola di vita, ben può l'intimidazione manifestarsi anche in semplici atteggiamenti, in mancanza anche di parole o gesti espliciti di intimidazione. E questa è già una sentenza del 65 che comincia a percepire questa situazione, ed è una percezione molto importante. La giurisprudenza così per la prima volta indica una delle caratteristiche essenziali più peculiari, la minaccia implicita, la minaccia allusiva, immanente. La percezione della potenzialità intimidatrice è poi evidenziata da altre sentenze. Ce n'è una, per esempio, addirittura persino un po' singolare, che è una sentenza del 67, siamo sempre negli anni 60, tanto tempo fa, che riconosce la discriminante dello stato di necessità a un imputato di favoreggiamento personale nei confronti di un mafioso che, non sentendosi abbastanza protetto dagli organi dello Stato in relazione a possibili rappresaglie, aveva rifiutato di fare i nomi di appartenenti alla mafia che gli avevano amputato una mano. Ed è chiaro che una decisione di questo genere è del 67. La stessa Corte si sente in dovere di giustificare una sentenza di questo genere, dicendo che l'azione dello Stato per il debellamento della mafia è appena cominciato, e quindi, perché oggi non si sarebbe incriminato oggi uno che non il favoreggiamento personale se lo becca oggi uno che è in questa situazione. Però questo ha portato un passetto avanti in questa continua lavorio per trovare il significato dell'associazione mafiosa. E poi c'è una sentenza di legittimità del 1970, questa eleva l'intimidazione sistematica a connotazione essenziale di certe manifestazioni, virgolette, caratteristiche di criminalità quali la mafia e la camorra, e così propone per la prima volta una affiliazione tra la mafia e la camorra. Fa riferimento a un piccolo paese denominato da capi camorra noti e temuti, il cui solo nome incute timore reverenziale, e stabilisce che l'intimidazione, e quindi la minaccia estorsiva, può estrinsecarsi anche in maniera larvata attraverso consigli d'amico, la presenza silenziosa, le semplici avvertenze, addirittura una richiesta di mutuo fatta in un certo modo, per cui colui che si sente fare questa richiesta non può fare a meno di accontentare chi gli sta facendo questa richiesta. Poi alla fine abbiamo un'ultima decisione, dico ultima perché è quella che ha definito in modo ottimale e conclusivo l'associazione di tipo mafioso. Quindi dal 65 arriviamo al 74 e abbiamo una ordinanza della Corte di Cassazione, che a parte il fatto che c'era stata anche qualche anno prima una sentenza che parlava di uso di mezzi intimidatori per assicurarsi il monopolio dei trasporti in una determinata zona, quindi si era percepito anche il potere economico che perseguiva la mafia con questo suo modus operandi. Però a questo punto, nel 74, arriva l'ordinanza, la cosiddetta ordinanza Serra. L'ordinanza Serra è
interessantissima perché contiene una definizione complessiva dell'associazione mafiosa, negli stessi termini che saranno poi fatti propri dal legislatore dell'82. E quindi non vi leggo l'ordinanza Serra, perché contiene esattamente quello che è 8 anni dopo la Torre, giustamente, intelligentemente, recepisce e infila nell'articolo 416 bis. Ecco il merito di La Torre. La Torre non si mette lì con la penna in bocca a succhiare la penna, chiede, vediamo un po' come possiamo definire l'associazione di tipo mafioso. No, fa tesoro di un lavoro che è durato più di 10 anni e che è un lavoro scientifico che ha portato a quella definizione lì. Ed è per quello che da quel momento in avanti le sentenze, i procedimenti a carico di gruppi mafiosi hanno cessato di finire con assoluzione di insufficienza di prove, e infatti siamo poi arrivati anche al maxi processo di Falcone e Borsellino. Bene, questa ordinanza del 74, l'ordinanza Serra del 74, secondo me è un cimelio storico, e io infatti nel mio manuale ho voluto inserire proprio una nota a piedi pagina, perché ho voluto ricostruire ma chi erano questi magistrati che nel 74 sono riusciti a mettere insieme questa geniale, perché per merito anche degli altri che negli anni precedenti, però quelli che del 74 sono riusciti a costruirla perfettamente. E allora sono andato a vedere chi è il magistrato che ha scritto quell'ordinanza storica del 74, e si chiama Rainero De Castello, che era bellunese, è morto a Firenze mentre era presidente di Corte d'Appello. Quindi un veneto che scrive una norma che molti pensano riguardi solo un fenomeno del Mezzogiorno. Punto, io già l'altra volta ho detto queste stesse cose all'Università di Bologna e ho detto, mi è venuto in mente di farlo così, e l'ho detto, ma facciamo un bel applauso a questo Rainero De Castello. E allora dico anche qui, facciamo un applauso a Rainero De Castello, che ha messo insieme una definizione giuridica dell'associazione mafiosa che è assolutamente non modificabile. Ecco perché bisogna dire di no a tutti quelli. Poi ci sarebbe da dire anche qualcosa sul concorso esterno. Adesso ci fermiamo un attimo, perché io insomma ringrazio veramente Giuliano Turone, perché anche per quest'ultima informazione che non so quanti... Ha fatto scoprire che i veneti hanno avuto un ruolo già prima nella lotta alla mafia. Bellunese. E va bene. No. Eccoci, però... Insomma, ci ha aiutato a capire non solo la genesi giuridica. Ecco, a me ha colpito, lo diceva Andrea, no? Che per fare una legge fatta bene ci è voluto studio, applicazione, sono voluti 10 anni, quindi ecco, dovremmo sempre prendere esempio da questo. Ma Enzo Cicconte invece, volevo che, come vi ho annunciato all'inizio, che ci raccontasse un po' la figura di Pio La Torre, e se adesso abbiamo sentito il percorso giuridico, a me piacerebbe, Enzo, che poi lo leggerete, ci raccontassi anche il percorso politico, perché uno dice Pio La Torre pensa a una legge importante che consente di definire le mafie, di sanzionarle e in più di applicare le misure di prevenzione, cioè di impoverire i mafiosi, di tirargli via le ricchezze. Allora lo avranno aiutato tutti, anche dentro il suo partito. È andata così, Enzo, un po' diversamente? Grazie. Intanto permettimi di ringraziare l'avviso pubblico per aver voluto iniziare questo percorso dei monografici con questo testo sulla legge, perché
secondo me la legge, io sono totalmente d'accordo con lui, non va toccata. Io questa cosa non la dico stasera dopo le cose che ci ha detto Giuliano Turone, ma anni fa a me toccò andare alla scuola superiore della magistratura a Scandicci, due colleghi, faccio un'introduzione storica generale sulla presenza delle mafie, e dopodiché c'erano due o tre, uno presso l'altro, che cominciarono a demolire la legge Rognoni alla Torre. Chi erano costoro? Erano tre, lascia stare i nomi. Dopodiché io mi sono fermato, perché avrei dovuto concludere, però mi sono fermato e ho detto: guarda, è meglio che intervenga adesso, perché voi dovete capire una cosa, che con questo Parlamento, se voi fate cambiate la legge, cambiate mestiere. Se voi volete cambiare mestiere, va benissimo. Cambiate la legge, cambiate mestiere, perché a quel punto lì la mafia nessuno la colpirà. Capirono di aver fatto un passo, come dire. E quindi questo tentativo c'è da anni. Temo che è probabile si riproponga adesso. Hanno già cominciato a dire che la Costituzione ha 70 anni, sì, è una buona Costituzione, ma ha 70 anni, è vecchia, bisogna cambiarla. Quindi, queste sono le premesse. Rispondo alla cosa che diceva Pierpaolo. Io ho avuto la fortuna e l'onore di conoscerlo a Pio La Torre. Pio La Torre era un personaggio tenace, duro, chi l'ha conosciuto sa che non era un giglio di campo, cioè era un combattente, e uno determinato nelle sue posizioni, nelle sue condizioni, ma aveva anche una grande capacità di rapporto con le persone. Pio La Torre era figlio di contadini poveri. I suoi nonni erano contadini poveri, i suoi bisnonni erano contadini poveri. Il padre di Pio La Torre dice a Pio La Torre: tu devi fare il contadino, perché abbiamo sempre fatto i contadini nella nostra famiglia, devi continuare a fare il contadino. Era proprio la teoria della immutabilità della condizione sociale. Sei nato contadino, cresci contadino, muori contadino, come i tuoi antenati. Pio La Torre questa cosa non voleva farla, non voleva fare il contadino, gli piaceva studiare, voleva leggere. E comincia nella famiglia una discussione. La madre lo protegge, lo aiuta e trovano un compromesso con il padre. Lui al mattino va a scuola, di pomeriggio lavora nei campi, e quando all'imbrunire il lavoro dei campi non si possono più fare, lui continua a studiare al lume di candela. Perché è importante questa storia? Perché Pio La Torre nasce in una frazione di Palermo ad alta densità mafiosa. Quindi vuol dire che anche in quella realtà un'alternativa c'è. Non è vero, questa cosa qui io l'ho detta 50.000 volte nel passato, nelle battaglie politiche, quando ho cominciato avevo ancora i pantaloncini corti ad interessarmi di politica. Non è vero che non c'è un'alternativa. Un'alternativa c'è sempre, e la storia di Pio La Torre è la conferma che l'alternativa c'è. Pio La Torre comincia ad interessarsi di politica, tant'è vero che lui si laureerà poi tardi, arriverà alla laurea, se non ricordo male, 31-32 anni, proprio perché faceva politica, comincia con il sindacato, e nel sindacato incontra un personaggio i cui destini si incroceranno tanti anni dopo. Il personaggio che incontra era Carlo Alberto Dalla Chiesa, capitano dei carabinieri di Corleone, che indagava sull'omicidio di Placido Rizzotto, che era il sindacalista socialista ucciso dalla mafia, ucciso da Luciano Liggio e dai suoi scherani, che all'epoca erano Totò Riina, giovane, e Bernardo Provenzano, altrettanto giovane, e lui indaga su questo gruppo mafioso. Chi sostituisce la Camera del Lavoro di Corleone, Placido Rizzotto ammazzato? Pio La Torre. Quindi i due si conoscevano da allora. E questa cosa è importante per le ragioni che dirò più avanti.
Quindi noi abbiamo una situazione in cui Pio La Torre comincia nelle lotte contadine a stare dalla parte dei lavoratori, dei contadini che occupavano la terra. Lui partecipa alle manifestazioni che c'erano a Bisacquino, a Corleone, in altre realtà del palermitano, e ad un certo punto, sulla base di una dichiarazione volutamente falsa di un agente di pubblica sicurezza, lo viene arrestato. Si fa un anno e 8 mesi di galera, ma non come la galera di oggi, la galera di allora. Quando lui era in galera gli nasce il primo figlio e lui non poté vedere il primo figlio, non gli fecero vedere il primo figlio, e lo fece vedere perché una guardia carceraria, così dice, compassionevole, che aveva capito la realtà, probabilmente era padre dei figli, pure lui glielo fece vedere dal cortile. Lui si affacciò dalla sua cella e vide il figlio tenuto in braccio da questa guardia carceraria. Durante la sua carcerazione muore la madre, e neanche allora gli fu concesso di andare al funerale, per un'imputazione, come dire, non è che aveva ammazzato qualcuno, chiaro? Perché dico queste cose? Perché Pio La Torre capisce che cosa significava la terra, la lotta e la battaglia per l'agricoltura. Lui era nato contadino, figlio di contadini, già la conosceva da sé, però conosceva poi la parte politico-sindacale della questione. Poi diventa consigliere comunale, e diventa consigliere comunale nel periodo in cui c'era sindaco Lima e assessore ai lavori pubblici un certo Vito Cencimino. Era il periodo della speculazione edilizia, della distruzione del centro storico di Palermo, delle ville Liberty che erano rase al suolo per costruire i palazzoni. Quindi Pio La Torre capisce e vede concretamente con i suoi occhi e con la sua intelligenza politica una mafia che si trasforma, che passa dall'essere una mafia agricola, che senza abbandonare l'agricoltura si trasferisce in città, e in città costruisce rapporti politici con gli uomini politici, quindi sostiene la mafia politicamente alcuni personaggi, a cominciare da Lima, a cominciare da Cencimino. Cencimino era pungiuto, come si dice, era affiliato alla mafia. Guarda caso, Vito Cencimino era pure lui di Corleone. Poi diventa parlamentare e partecipa, prima consigliere regionale, poi parlamentare, e partecipa alla commissione antimafia di cui parlava prima Giuliano. In tutte queste esperienze matura in Pio La Torre quella che è stata una vera e propria avversione nei confronti della mafia, che lo porta a fare battaglie clamorose e a raccontare la mafia in modo nuovo. Io ricordo sempre, lo racconto a chi forse Pierpaolo lo sa perché ne abbiamo parlato altre volte, quando Pio La Torre veniva in Calabria, quando venivano generalmente i dirigenti del Partito Comunista, c'era sempre qualcuno che li accompagnava nei posti dove bisognava andare, perché all'epoca non si usava che si andasse solo nelle città, si andava anche nei piccoli comuni. E io mi ricordo, una volta feci io, sostanzialmente da autista, Pio La Torre, e ad un certo punto Pio La Torre si accorge che la macchina rallentava. E mi fa: scusa, ma perché rallenta? Ho detto: Pio, rallento perché tu mi stai raccontando la storia della mafia siciliana e me la stai raccontando con grande passione. Tu capisci bene come arriva al paese, ti prendono gli altri e la storia finisce. Quindi io, andiamo piano, tanto arriviamo sicuramente prima che arrivino gli altri. Questo per farvi capire e comprendere come Pio La Torre parlava e gli piaceva raccontare la sua esperienza. La cosa che diceva Giuliano è verissima, e quello è il versante giudiziario. Poi c'è il versante politico, perché all'epoca, quando tu presentavi un progetto di legge di un certo tipo, non è che lo presentavi così, lo firmavi e lo presentavi. Prima c'era tutta un'elaborazione alle spalle, si andava nelle sezioni, si parlava con i compagni, gli spiegavi le cose come,
come stampa, gli traducevi in italiano comprensibile, a volte anche in dialetto comprensibile, quello che erano norme giuridiche che solo uno come Giuliano Turone e i suoi colleghi potevano comprendere. Ma lì c'era carne viva, e quindi c'erano sempre queste discussioni che costruivano il consenso attorno a un progetto di legge. Il progetto di legge nasceva così. Quindi Pio La Torre, quando propose quel progetto di legge, aveva alle spalle un'elaborazione giurisprudenziale che è stata ricordata da Giuliano Turone prima, ma aveva anche dietro un percorso politico che lo portava a portare avanti quella questione. Il punto vero è che tu avevi una realtà che non era semplice dal punto di vista politico, perché tu avevi Lima, Ciancimino, che governavano la Democrazia Cristiana di Palermo ed erano il tappo che c'era in quella realtà. Non c'era verso di schiodare quel tappo. Io ricordo quando Rognoni venne 5 anni fa, facemmo il discorso sullo 35esimo anniversario della legge Rognoni La Torre, lui che era vivo, poi c'era Franco La Torre, figlio di Pio La Torre, Nando Dalla Chiesa, figlio di Carlo Alberto Dalla Chiesa. Discutemmo, a un certo punto lui parlava di questa cosa, io lo interrompo e dico: scusa, ministro, ma mi dici chi erano quelli che non volevano la legge? E lui mi rispose, a quel punto lì vestì la grisaglia da ministro. Ancora, questo gli interrompo dopo tanti anni, c'erano resistenze, erano chiare quelle. Invece di fare il ministro, avesse fatto il politico, Democristiano poteva dire tranquillamente era Ciancimino, era Lima. Questo è il discorso. C'erano delle fortissime resistenze. E naturalmente nel partito siciliano, nei partiti siciliani, c'era un trasversalismo che era micidiale. Cioè c'erano aree di contiguità tra la Democrazia Cristiana e lo stesso Partito Comunista che impedivano al Partito Comunista di spiccare il volo. Tanto è vero che Pio La Torre decide di ritornare in Sicilia proprio per dare una mano alla sua terra, perché lui era tranquillamente a Roma, lavorava alla Commissione Meridionale del partito, era deputato, era a casa, era la famiglia a Roma, perché doveva ritornare in Sicilia. Ritorna per questa voglia di dare una mano, ma anche per un senso, se volete, di rivalsa, perché anni prima, dopo un esito elettorale disastroso per la Sicilia, lui che era segretario regionale del PC siciliano fu retrocesso e fu nominato segretario regionale del Partito Comunista di Palermo. Una volta, quando si prendevano le elezioni, facevano così, chiaro? Lui questa cosa non la mandò giù, perché riteneva di aver fatto tutto quello che era possibile fare. Quindi questa voglia di ritornare, se volete, anche per una rivincita personale, c'era tutta. L'uomo era così, parliamoci chiaro, non è che dobbiamo fare dei santini. C'erano anche delle esigenze personali. E dentro il partito questa questione non era pacifica. Non è che La Torre chiede di ritornare in Sicilia, quindi di andare in trincea, parliamoci chiaro, in un posto pericoloso. Perché quando lui va in Sicilia una serie di personaggi pubblici erano stati assassinati, erano stati ammazzati. Per esempio nel 1980 era stato ammazzato il presidente della regione siciliana, Piersanti Mattarella, che era il fratello dell'attuale Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Era stato ammazzato Michele Reina era il segretario della Democrazia Cristiana che aveva cominciato a rinnovare, tant'è vero che quando c'era Michele Reina Ciancimino era messo all'angolo, poi guarda caso lo ammazza e quindi Ciancimino riprende la sua potenza dentro. Ma nel Partito Comunista non tutti erano d'accordo perché Pio La Torre andasse, non lo erano d'accordo a Roma. Per esempio, uno dei compagni che non voleva che Pio La Torre scendesse a Roma era Pietro Ingrao. Perché Pietro Ingrao si opponeva? Non per una questione ideologica, ma perché Pio La Torre
faceva parte di quella, adesso possiamo chiamarla tranquillamente corrente, perché una volta non si chiamavano corrente, si chiamavano tendenza, insomma, tra virgolette milionista, di cui facevano parte Emanuele Macaluso, Giorgio Amendola, Giorgio Napolitano, Gerardo Chiaromonte, quindi non, come dire, persone di secondaria importanza, Paolo Bufalini, se voi fate caso alla carriera politica che poi questi soggetti, queste persone hanno avuto nel Partito Comunista e nell'Italia, Napolitano è diventato addirittura Presidente della Repubblica. Non è che parliamo di, come dire, di soggetti. Quindi, quindi lui, Pio La Torre, faceva parte di questa corrente. Nel dibattito politico che c'era dentro il Partito Comunista era la corrente che voleva di più l'accordo con il Partito Socialista, e nello stesso tempo era la corrente che, insomma, era aperturista anche nei confronti della Democrazia Cristiana. Figuratevi Pietro Ingrao ed altri che erano proprio su una linea diametralmente opposta. Quindi si oppose semplicemente per questa ragione. Lo stesso Berlinguer, quando propose un cambiamento della segreteria, fu messo in minoranza. E Berlinguer, che voleva mandare Pio La Torre giù, dovette chiamare Giorgio Napolitano e dirgli: vai giù in Sicilia, perché in Sicilia c'era una parte del partito che non lo voleva. Ma anche qui, perché non la voleva? Le ragioni erano politiche. C'erano quelli che dicevano: se torna La Torre, torna il vecchio, cioè quello che era stato defenestrato anni prima. Se torna La Torre, è possibile che faccia battaglia politica a quelli che lo avevano cacciato, è meglio puntare su un giovane. In realtà prevalse la tesi di mettere uno come La Torre, che era sicuro, aveva i nervi saldi, aveva una lucida visione politica e una lucida visione della realtà criminale siciliana. Ma si fece fatica. Attenti che questa vicenda della discussione dentro il Partito Comunista fu preso a pretesto subito dopo l'uccisione di Pio La Torre per dire: c'era spaccatura del Partito Comunista. E quindi è stato un omicidio, una faida interna al Partito Comunista. Anche Falcone perseguì per un certo periodo questa tesi. Lui incontra Natta e Natta gli dice: guarda che non c'entra nulla. La questione era tutto politica, non c'entra nulla la questione mafiosa. A quel punto lì Falcone gli diceva: senti, ma La Torre che cosa diceva di Lima? E chiede lumi. Questa posizione, però, io sono convinto, impedì l'approvazione della legge subito, perché era chiaro che la Democrazia Cristiana, ma anche gli altri partiti, non avrebbero mai permesso, tra tutte le altre ragioni, ad un partito che ammazza il suo segretario regionale nel modo con cui è stato ammazzato, per avvantaggiare quel partito, perché era un partito criminale, parliamoci chiaro. Se fosse stata vera quell'ipotesi. Perché è importante questo passaggio? Perché voi dovete guardare il dibattito parlamentare. Pio La Torre presenta il progetto di legge 2 anni prima, nel 1980. Per 2 anni il progetto di legge rimane fermo lì, non va da nessuna parte, non fa passi avanti. Quando morirà La Torre, era stato approvato un solo articolo della legge, chiaro? Un solo, il primo articolo della legge. Quindi c'erano resistenze fortissime della Democrazia Cristiana. Perché? Perché Lima aveva garantito ai suoi, a quelli della Democrazia Cristiana, che quella legge non sarebbe mai passata, anche perché Lima e i suoi non è che erano stupidi, sapevano benissimo dove andava a parare quell'articolo 416, esattamente nel discorso che diceva prima Giuliano Toroni, cioè nell'armare i magistrati dell'arma fondamentale per contrastare la mafia, mentre prima non era possibile, cioè i magistrati andavano a mani nude contro l'organizzazione mafiosa. Con il 416 bis erano armati, quindi avevano la possibilità di
di aggredire giudiziariamente i mafiosi. Se voi ci pensate bene, senza quella legge il maxi processo e tutti i processi e le indagini che dal settembre dell'82 fino ad oggi non ci sarebbero stati, non c'è dubbio alcuno su questo. Quindi le resistenze erano forti. Erano forti anche dentro gli apparati dello Stato. Io riporto nel nostro volume questi documenti in cui io mi sono imbattuto, sono documenti desecretati per una direttiva Renzi, di un rapporto che poi si è capito che era il rapporto che fa Contrada. Io prima mi sono passato un mese e mezzo sbattendo la testa contro i muri perché non riuscivo a capire che l'avesse fermato questa cosa, perché c'è il capo del CESI che manda questo rapporto senza il cognome dell'autore, senza il luogo dove era stato prodotto, quindi tu non capivi chi l'avesse fatto. La cosa interessante era che c'erano a penna, a margine, delle annotazioni particolari. Per esempio, il rapporto dice, tra le motivazioni dell'omicidio della Torre ci può essere anche il fatto che la Torre abbia contribuito a fare arrivare come prefetto di Palermo il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Dice, sarà tesi inverosimile. Come si fa a dire che tesi inverosimile? Qui stiamo parlando dei servizi segreti, non parliamo di una, con tutto il rispetto, di una scolaresca di un comune che fa un tema sull'argomento. Che Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa fossero amici, lo si sapeva sin dai tempi di Corleone. Il Sismi segue Pio La Torre tutti i giorni, fino ad una settimana prima. Io non so se c'è la possibilità di avere gli archivi del film, perché se ci fossero le possibilità si potrebbe ricostruire la vita di La Torre, la vita di relazione di La Torre negli ultimi 20 anni della sua vita, perché era 20 anni, perché era considerato possibile agente segreto di una potenza straniera, cioè a dire legata all'Unione Sovietica. D'accordo? Non trovarono mai nulla di tutto questo. Lo seguirono una settimana prima dell'omicidio, smettono di seguirlo. Probabilmente sapevano quello che sarebbe successo e quindi è chiaro che, per evitare di avere testimoni, fecero fare quello che doveva essere fatto. Quindi come fai a dire che La Torre non era amico di Carlo Alberto Dalla Chiesa? Non solo, ma 15 giorni prima dell'omicidio c'è una delegazione del Partito Comunista Italiano che aveva mandato i suoi, come si faceva all'epoca, deputati e senatori in Sicilia per parlare con tutti quanti, magistrati, imprenditori, sindacalisti, operai, contadini, avvocati, tutti. Alla fine fecero una relazione e avanzarono delle proposte. Dopodiché Pio La Torre, Ugo Pecchioli, che era il capo, il responsabile delle lotte del partito su questi temi, il responsabile politico, e la moglie di Costa, il magistrato che era stato ammazzato, il procuratore della Repubblica che era stato ammazzato, andarono da Spadolini e da Rognone per presentare le proposte. In quella riunione La Torre fece la proposta di mandare in Sicilia il prefetto della Chiesa. Perché fece questa proposta e perché si capisce questa cosa qua? Perché era evidente che il governo non poteva dare ai comunisti l'aggio che la proposta di La Torre era fatta dai comunisti. Primo, per una questione, come dire, ovvia. Secondo,
una settimana dopo questo incontro il governo nomina prefetto dalla Chiesa, una settimana dopo. Terzo, non conveniva neanche ai comunisti che si sapesse che l'ideatore di Carlo Alberto dalla Chiesa era il Partito Comunista e nella fattispecie era Pio La Torre. Perché? Perché era carabiniere, era il generale dei carabinieri, che aveva fatto la lotta al terrorismo, che era stato criticato per i metodi che aveva usato, che aveva usato dalla Chiesa nel contrasto del terrorismo, e quindi era chiaro che non poteva essere così esplicito. Tant'è vero che nella relazione che Bufalini, altro migliorista, fece dopo la morte di La Torre, questa cosa la disse. Disse probabilmente nacque lì la proposta di, e lo disse alla direzione del Partito Comunista esattamente con quel probabilmente, proprio per coprire fino in fondo quello che era avvenuto. Ma così altre cose, dove era chiaro che negli apparati dello Stato, nei servizi segreti, non c'era la volontà di arrivare ad approvare la legge del 416 bis. Tant'è vero che c'è una postilla che dice: ma che cosa vogliono? Nel 416 c'è tutta la mafia, capisci? C'è tutta la mafia. Quindi le resistenze erano tante. Quando è che le resistenze, il tappo si rompe? Si rompe con la morte della Chiesa, perché a quel punto lì ci fu un'ondata di sdegno nazionale, perché dalla Chiesa era dalla Chiesa. Era quello che nell'immaginario collettivo era l'uomo che aveva contrastato di più e vinto il terrorismo. Quindi è chiaro che lì ci fu una e il Parlamento approvò nel giro di 10 giorni quello che non era riuscito ad approvare nel giro di 10 anni. Dopodiché viene una domanda: perché uccidono dalla Chiesa 100 giorni dopo l'omicidio di Pio La Torre? Che urgenza c'era? Che fretta c'era di fare questo? Dalla Chiesa era andato a Palermo il giorno della morte di Pio La Torre. Lui era stato nominato prefetto prima e avrebbe dovuto insediarsi come prefetto 20 giorni dopo, cioè il 20 di maggio. Quando muore dalla Chiesa lo chiama Rognoni e gli dice: tu devi andare subito a Palermo, cosa che lui fa. Prende l'aereo, scende a Palermo e a Palermo, guarda caso, quel giorno la macchina della prefettura che era andato a prendere dalla Chiesa arriva in ritardo. Come? Arriva in ritardo la macchina. Quindi lui, per andare alla prefettura, per insediarsi alla prefettura di Palermo, è costretto a prendere un tassì. Il benvenuto c'era già tutto. Dopodiché non ha i poteri. Lui aveva scritto a Spadolini che voleva i poteri, aveva scritto a Rognoni che voleva i poteri, Rognoni gli aveva detto che non c'era problema, lui avrebbe coordinato le prefetture che lavoravano sulla mafia. Dopodiché in Sicilia si apre una discussione dottissima sui poteri di dalla Chiesa come prefetto e del presidente della regione siciliana, che essendo un presidente a statuto speciale voleva essere lui a coordinare le prefetture. Mi sono spiegato? Una dotta discussione. E secondo voi era una dotta discussione in punta di diritto o era il fatto di dire a dalla Chiesa: tu fai il prefetto e basta? D'altra parte Angelo Sanza, che era sottosegretario guarda caso agli interni, quindi sottoposto di Rognoni, fa un'intervista e dice: dalla Chiesa un prefetto come gli altri non ne va nessun potere. Sapete quando esce questa intervista? Il giorno in cui ammazzano dalla Chiesa. Che fretta c'era? Perché lo hanno ammazzato in quel modo? È stata solo la mafia o è stato qualcuno che ha suggerito? Perché un fatto è certo: quella morte fatta a 100 giorni di distanza dall'uccisione di Pio La Torre spinge il Parlamento a fare quella legge che
la legge rivoluzionaria, che è l'architrave della lotta alla mafia. Se noi abbiamo combattuto la mafia in questi 40 anni è grazie a quella legge. Quindi il prezzo che ha pagato la mafia per l'omicidio prima di Pio La Torre e poi di Dalla Chiesa, naturalmente un prezzo, è un prezzo elevato. È possibile che i corleonesi erano così fessi da non capire una cosa di questo genere? Perché guarda caso, lo stesso discorso, lo stesso schema succederà 10 anni dopo, con Falcone e con Borsellino. Capo della cupola mafiosa nell'82 era Riina, capo della cupola mafiosa nel 92 era Riina. Uccidono Falcone a Capaci. Subito Martelli fa il decreto del 41 bis, carcere duro, eccetera, eccetera. Il decreto incontra una serie di ostacoli giuridici, una discussione anche lì legittima, che blocca il decreto. Quindi il decreto si stava tranquillamente avviando verso, come dire, il superamento, avrebbe dovuto essere rifatto. Uccidono Borsellino a Via D'Amelio e di nuovo questo provvedimento rinasce e diventa tutta un'altra cosa. E tutte le attività che prima non erano possibili diventano possibili. Ancora una volta, che urgenza c'era ad ammazzare Borsellino quando, come con Falcone, Giammanco non gli consentiva di fare le indagini su Palermo, non era stato ascoltato dai giudici di Caltanissetta sulle indagini su Falcone, aveva le mani legate alla procura. Che urgenza c'era di ammazzarlo 57 giorni dopo? È chiaro che in queste due vicende i mafiosi hanno avuto la grande parte, ma secondo me non sono stati soltanto i mafiosi. Anche quello riesce a fermare. Thank you.
amore, questo senso di responsabilità unito alla competenza per le istituzioni e per la Repubblica sia un qualcosa che non appartiene solo alla memoria, ma deve appartenere sempre di più al nostro impegno quotidiano di amministratori, di studiosi, di magistrati, adesso di scrittori intellettuali, ma prima di tutto di cittadini e di cittadini. Grazie a Nicola Leoni, al Comune di Gazzoldo, grazie ad Andrea Bosi, vicepresidente del Viso Pubblico, a Giuliano Turone, a Enzo Ciconte, e l'appuntamento lo dici tu, Nicola? La parola al sindaco, perché Raccontiamoci le mafie va avanti anche domani. Arrivederci. Allora, proseguiamo quindi domani, che è sabato 1 ottobre, e avremo sempre qui a Gazzoldo, presso il nostro Museo d'Arte Moderna, parleremo appunto domani sera di A 30 anni pulito. Intervengono Simona Colarizzi, Pier Camillo Davigo, Alberto Vannucci, avremo Mario Portanova, il giornalista del Fatto Quotidiano. Quindi vi diamo appuntamento domani sera, sia qui ovviamente in presenza che sempre in diretta streaming sul sito www.raccontiamocilemafie.it. Grazie, grazie ai nostri relatori e buonanotte a tutti. Le mafie e la corruzione ci stanno rubando il futuro. Rappresentano una concreta minaccia per la nostra democrazia, la nostra libertà, la nostra sicurezza. Avviso Pubblico da 25 anni è al fianco di migliaia di amministratori locali che con passione e competenza lavorano per prevenire e contrastare l'illegalità e per garantire i diritti di tutti. Non possiamo lasciarli soli. Solo insieme, esercitando una politica e una cittadinanza responsabili, costruiremo un paese libero da mafia e corruzione. Unisciti a noi. Avviso Pubblico, enti locali e regioni contro mafia e corruzione.